famoso, diciamo, bar di Hemingway, dove all'interno c'è stato a un mezzo busto suo. Questa è Plaza del Castillo. Questo al centro è il chiosco di musica, al centro della Plaza del Castillo. Pedonali lunghissime. Statua in bronzo del bilbaino Rafael Huerta. Tra l'altro si è anche raffigurato. Dovrebbe essere questo. Questo sei teoricamente lui, l'artista, diciamo, che ha fatto quest'opera qua. All'Ensero, che è proprio sta pratica, come si vede, insomma, raffigurato della gente che durante la festa di San Firmino scappa dai tori per le vie della città di Pamplona. Viene svolto ogni mattina dal 7 al 14 luglio e il tutto dura in linea di massima dai 2 minuti e mezzo ai 3 minuti. Una volta finito l'insierro, i tori arrivano nella Plaza de Toros per la corrida e poi in linea di massima, insomma, vengono uccisi dal torero, macellati e tutto. Però non sempre, ecco, la maggior parte delle volte. Teoricamente tutti vestiti di bianco con un fazzolettino rosso, ma un fularino rosso. E questa è la Plaza de Toros di Pamplona. Anniversario, costruita nel 1922, la seconda più grande di Spagna dietro a quella di Madrid e la quinta più grande al mondo, più di 19.000 persone. Questa invece è la statua di Hemingway. Hemingway che sicuramente ha contribuito alla fama di questa festa di San Firmino di Pamplona col suo romanzo Fiesta. Durante la guerra civile spagnola è stato usato anche come campo di concentramento dalle truppe franchiste. Quindi, a parte che adesso ho le mani ghiacciate, sta uscendo il sole adesso, bello, tra l'altro non c'è neanche una nuvola, c'è qualche nuvola, però c'è un sole bello splendente. Quindi, festa di San Firmino, patrono di Pamplona, comincia ufficialmente il 6 luglio alle 12 in punto, col lancio del ciupinasso dal municipio e poi per... dal 7 al 14 teoricamente per una settimana ogni mattina alle 8 vengono lasciati i tori, avviene l'ensierro.
corsa di 860 metri, una roba del genere, che percorre insomma delle viette zona municipio, per poi arrivare fin qui alla Plaza de Toros per la corrida finale. Altro parco della media luna. Queste probabilmente sono intese come medie lune, mezze lune.